Siddhartha di Hermann Hesse. Scrive Hermann Hesse: cosa potrei dirti che sarebbe di valore, tranne che forse cerchi troppo, che a causa della tua ricerca non riesci a trovare. La questione della ricerca è Suchen, se non sbaglio, proprio in tedesco si dice il cercatore, la ricerca, è centrale in questo romanzo di Hermann Hesse. Ed effettivamente attraverso questa citazione è come se Hesse ci volesse dire: sì, d'accordo, la ricerca è importante, Suchen è il verbo, mentre der Suchende è appunto colui che cerca. E diciamo, è importante centrare la ricerca, senz'altro, però bisogna anche essere capaci, a un certo punto, di cogliere forse in se stessi la risposta alle domande più profonde che noi abbiamo. E questo è l'insegnamento fondamentale di questo libro, che è un libro che ha avuto una grande diffusione. Per esempio, quando io frequentavo il liceo, questo libro era davvero un bestseller, è comunque sempre stato, anche nel corso delle generazioni seguenti, successive, un punto di riferimento per i giovani. È un romanzo di formazione, infatti, e quindi rappresenta un metodo per affrontare la vita. Scrive per esempio Hermann Hesse in Siddhartha: su nessuna cosa al mondo so tanto poco quanto su di me. Insomma, noi giovani della società industriale occidentale ci rendiamo conto certe volte che sappiamo tante cose ma non sappiamo chi siamo noi. E quindi ce lo chiediamo. Questo libro ci aiuta a porci queste domande, che sono le domande esistenziali, sono le domande fondamentali dei giovani, degli adolescenti e degli uomini. Da quando c'è l'umanità sulla Terra. È chiaro che noi che siamo molto abituati, diciamo così, a non fare silenzio, ecco, a riempire la nostra vita di suoni, di immagini, per cui non ci sono mai spazi di riflessione, siamo attratti comunque da qualcuno che invece ci invita a riflettere su noi stessi, come fa l'autore di questo libro. Perché leggere Siddhartha? Ecco. Questo libro, quando io ero un ragazzo, rappresentava la possibilità di conoscere la cultura orientale, indiana in generale, induista anche se vogliamo, ma soprattutto quella buddista, che allora come adesso ci affascina. Erano tempi, i miei, insomma, quando frequentavo il liceo, in cui c'era una grande diffusione di idee, anche c'erano delle comunità di arancioni, insomma, di buddisti che si espandevano molto, e questa cosa comunque è persistente nella nostra società, nella nostra civiltà, questa attenzione verso l'Oriente, verso stili di vita nuovi, alternativi, e soprattutto verso, pensate alla meditazione trascendentale, lo yoga, come attirino ancora oggi tantissimo le persone. Ma questo libro rappresentava anche la possibilità di fare una sorta di verifica delle proprie scelte di vita, non come qualcosa di imposto dalle circostanze o dall'ambiente, ma come il frutto di una propria ricerca personale autonoma. Da sempre l'adolescente si trova un bivio a un certo punto, quando scopre che tutto ciò che gli è presentato dalla tradizione, dalla famiglia o dalla società può essere messo in discussione. Quello è un punto centrale della vita di ciascuno di noi. Ed è il momento in cui poi, come vi stavo anticipando prima, una persona arriva a capire che deve trovare in se stesso forse qualcosa che non può pretendere di trovare dagli altri, o anche in ciò che è precostituito. Hermann Hesse è uno scrittore che è nato nel 1877 e morto nel 1962. È svizzero di origine tedesca. Però ecco, passerà tutti gli ultimi decenni della sua vita in Svizzera. Ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 1946. Ha chiamato i suoi libri Biografie dell'anima. C'è sempre un po' qualcosa, ovviamente, di autobiografico nei libri di tutti. Hesse è cresciuto in una famiglia cattolica, ma ha respinto tutto ciò che gli era stato insegnato. E quindi, in buona sostanza, anche per questo, il personaggio, il protagonista di questo romanzo è un po' autobiografico, perché anche lui, insomma, vuole cercare una sua strada, no? Al di là di quello che gli era stato tramandato. I genitori erano missionari buddisti,
in India, e quindi questa è stata l'occasione perché lui conoscesse profondamente questa cultura, la cultura e la civiltà e la religione dell'India. Hess frequentò un seminario, ma fu espulso da scuola nel 1892. Nel 1911 visitò l'India e lì apprese le religioni orientali. E poi, come stavo dicendo, ho anticipato, insomma, ha vissuto gli ultimi decenni della sua vita. Per esempio, c'erano molti, molto, erano molto presenti in Svizzera, per esempio, i sanatori. Ecco, insomma, ovviamente, se avete in mente la Montagna Incantata, ecco, perché sono i posti, insomma, di montagna, in cui lui ha vissuto gli ultimi decenni della sua vita. Scritto nel 1922, dopo la Prima Guerra Mondiale, quando le persone stavano cercando di dare un senso alla devastazione inflitta dai paesi civili ad altri paesi civili, tra virgolette, lui, appunto, rifacendosi alla sua esperienza, anche, abbiamo detto, avvenuta una decina d'anni prima in India, scrive un libro totalmente diverso. Scritto in tedesco, fu pubblicato in Italia per la prima volta nel 1945. Una data particolare per noi, 45, sta a indicare che lungo tutto il periodo del regime fascista questo libro non fu pubblicato e trovò pubblicazione all'inizio proprio in maniera abbastanza rocambolesca da parte di questo traduttore che era anche un partigiano, insomma, per dirvi quindi che solo in quel momento, solo in quell'anno finalmente fu pubblicato questo libro anche in Italia, ma come vi ho spiegato, ha poi avuto molto successo nei decenni seguenti. Ecco, è importante per capire bene questo libro conoscere anche alcuni aspetti della religione induista, della religione buddista, perché Siddhartha, che è il protagonista di questo romanzo, combina le credenze sia dell'induismo tradizionale che del primo buddismo, perché è un coetaneo di Buddha. Buddha si chiama Siddhartha Gautama per via della sua famiglia. Anche il nostro protagonista si chiama Siddhartha, ma non è da confondere con Buddha. Quindi avete capito? Ecco il motivo per cui è importante conoscere alcuni concetti fondamentali dell'induismo, del buddismo. Ecco, vedete in questa cartina come gli invasori indo-arii, gli ariani, diciamo così, no? Partendo dalle steppe dell'Asia centrale, siano giunti appunto nell'India, intorno, non so, al 1750, si dice in questa cartina. Quindi, contemporaneamente o quasi ad altre invasioni di però indoeuropei, non indoari, in Occidente, c'è l'invasione dell'India da parte degli indoari. E da lì poi i grandi testi sacri dell'induismo e l'istituzione del sistema delle caste, che però risale a un periodo seguente, periodo vedico, 300 avanti Cristo. Alcune scritture indù descrivono un sistema di caste per l'organizzazione della società, ma non appoggiano mai la discriminazione basata sulla casta, che poi invece si consolida in un secondo tempo. Tradizionalmente l'appartenenza a una casta determina sia l'occupazione, l'impiego, ciò che uno fa ancora oggi, per esempio i bramini, cioè intendo dire quelli appartenenti alla prima casta svolgono dei lavori intellettuali, ad esempio. Oppure la dieta, cosa mangiare, cosa non mangiare, la collocazione sociale, appunto, e lo stile del vestire, dell'atteggiarsi. Le caste indù sono le seguenti, sono quattro le caste. Quella dei bramini, appunto sacerdoti, quella più alta, vedete nella piramide sociale, che è costituita da elementi che svolgono funzione di leader intellettuali e spirituali del popolo, come appunto lo stesso Siddhartha. La seconda casta, Kshatriya, guerrieri aristocratici, protettori della società. Terza casta, Vaishya, commercianti, agricoltori, artigiani, produttori specializzati. Poi c'è l'ultima casta, quella Shudras, della manodopera non qualificata. Poi ci sono i pari, gli intoccabili, che sono fuori dal sistema e quindi non appartengono a nessuna delle caste. Forse sono i pronipoti
quelli che sono stati sconfitti e schiavizzati dagli indoari invasori. Molti testi sacri nell'induismo riconoscono il sistema tradizionale delle caste come un ordine divino in cui la mobilità sociale verso l'alto si ottiene solo attraverso la reincarnazione e la rinascita. In pratica non c'è un dinamismo fra le caste, solo appunto uno reincarnandosi può sperare di elevarsi, quindi di appunto essere incarnati in una casta superiore. Il karma, le azioni fatte durante la vita, influenza la posizione dell'atman, dell'anima, nella prossima vita. Chiaro che lo stesso Gandhi e poi in generale i politici dell'India, una volta resa indipendente l'India, hanno cercato in tutti i modi di osteggiare questo sistema delle caste, e anche molte manifestazioni popolari hanno cercato, come vedete qua in questa immagine, di superare questa rigida divisione sociale. Diciamo che effettivamente adesso come adesso appunto può succedere che un brahmino appunto sia un poverissimo maestro, mentre uno di caste inferiori sia molto più ricco di lui, quindi le cose sono profondamente cambiate nella società dell'India odierna, contemporanea, benché questo lascito, chiamiamolo così, questo pesante lascito dell'ereditario del sistema delle caste non sia stato debellato ancora del tutto. I concetti dell'induismo. Beh, allora abbiamo il concetto di Dio, di spiritualità, che variano ampiamente con ogni tradizione o filosofia particolare. La famiglia di Siddhartha, ad esempio, praticava una forma di induismo vedico. Ecco alcuni termini utili di quella tradizione. Atman, vi ho già detto che vuol dire anima, la vera anima o il sé di una persona. Brahman, da non confondersi con Brahmin, che invece è la casta. Brahman, che è lo spirito supremo, la verità. Molti vogliono trovare una connessione tra questo spirito universale e il sé. Poi abbiamo fortemente contrapposti fra di loro samsara e nirvana. Samsara sarebbe il ciclo di vita, morte e rinascita connesso alla reincarnazione. La ruota della vita è un simbolo per questo processo, che però è un processo che angustia e opprime l'anima. E invece il moksha, o nirvana, appunto, è lo stato di vera comprensione e quindi poi di liberazione da questo ciclo di reincarnazione, cioè di liberazione dal samsara. Ad esempio, il nirvana, secondo la scuola Mahayana, rappresenta il completo annientamento o non essere, raggiungibile anche in vita e quindi definibile in senso positivo, come stato di pace totale, di gioia assoluta e di verità ultima, che però solo gli illuminati scorgono. Ecco, dobbiamo sottolineare il fatto che questa è una delle varie interpretazioni della parola nirvana, perché poi ci sono tante scuole di pensiero. Comunque, diciamo, banalizzando e generalizzando molto, sarebbe finalmente la liberazione da questo ciclo di continue reincarnazioni che è il samsara. La meditazione è una disciplina mentale mediante la quale si cerca di superare i condizionamenti della mente in uno stato più profondo di consapevolezza. La meditazione è un metodo per raggiungere l'illuminazione. A prescindere dagli aspetti religiosi, devo dire che la meditazione trascendentale e la meditazione in genere, ha avuto molto successo nella nostra società e anche nella nostra cultura occidentale perché si è dimostrata molto efficace. Om è un suono altamente simbolico fatto per mettere a fuoco e guidare la meditazione religiosa. Ogni sillaba e ogni suono, insomma, di questo Om qua, serve A, U ed M, Aum, ha un significato specifico in sanscrito e rappresenta un elemento universale. Ecco, abbiamo parlato, quindi abbiamo sintetizzato alcuni degli aspetti fondamentali dell'induismo. Ora bisogna dire che però il romanzo è ambientato intorno al VI secolo a.C., cioè al periodo in cui nasce il buddismo, nasce Buddha e nasce il buddismo. Buddha è un uomo che aveva raggiunto l'illuminazione con i suoi mezzi, aveva nuove idee sul raggiungimento dell'illuminazione. Fu visto come un salvatore da molti perché superava il sistema tradizionale delle caste. A questo punto mi sembra davvero discutibile la questione dicevamo prima del 300 a.C. sarà una data sbagliata. Ecco, queste sono slide che ho preso anche dalla rete,
quindi perché è evidentemente precedente rispetto al buddismo, il sistema delle caste. E il buddismo? Buddha significa risvegliato o illuminato. Il buddismo è un insieme di credenze basate sugli insegnamenti di Siddhartha Gautama, comunemente noto come Buddha. Nel romanzo di S. viene indicato come Gotama, Siddhartha Gautama, Siddhartha Gotama, da distinguere, dicevamo, rispetto al nostro protagonista del nostro romanzo che è Siddhartha e basta. Gli insegnamenti del Buddha si concentrarono sulla condotta etica, sul rifiuto delle questioni, delle preoccupazioni mondane e sulla meditazione come mezzo per la vera saggezza e illuminazione. Ecco, a questo punto risulta necessario indicare quali sono le analogie e le differenze fra Siddhartha, il nostro protagonista, personaggio principale del romanzo, e il Buddha, Siddhartha Gautama. Il Buddha, cioè il fondatore spirituale del buddismo, era conosciuto come principe Siddhartha Gautama prima della sua rinuncia alle gerarchie sociali. Il giovane protagonista del romanzo di Hermann Hesse è noto invece semplicemente come Siddhartha, e anche lui figlio comunque di una ricca famiglia brahmina. Il personaggio principale non deve essere confuso col leader spirituale Buddha, sono due persone diverse che appaiono separatamente nel romanzo, e questa è la prima cosa da chiarire per capire bene questo romanzo. Ci sono tuttavia delle analogie. Anzitutto c'è un'analogia nel nome, perché il Siddhartha di S. condivide il suo nome col Buddha. La storia del romanzo è simile a quella che si sa di Siddhartha Gautama, pronunciato Gautmu. Infatti anche il nostro Siddhartha, diciamo, si libera dalle convenzioni della famiglia, dalle tradizioni. I due, sia Siddhartha Gautama, sono nati come indù di una classe superiore. Poi hanno lasciato la casa per cercare un obiettivo religioso e l'hanno cercato per anni. Analogie fra Siddhartha e Buddha. Come Siddhartha, il protagonista del nostro romanzo, anche Siddhartha Gautama, qui vediamo una sua immagine, cioè il Buddha, studiò con i famosi guru del tempo, ma trovò carenti le loro dottrine. Entrambi hanno praticato l'austerità e l'automortificazione degli asceti per molti anni, ma Siddhartha Gautama, appunto, rimase seduto sotto un fico, meditò per giorni finché no, non trovò le risposte per la sofferenza. Una volta capita la risposta, divenne il Buddha, quindi divenne il fondatore di una religione, mentre il nostro protagonista ricerca delle risposte per se stesso e basta. Anche lui, comunque, in un certo senso, presso un fiume, poi ha scoperto qual è il segreto della vita. Le tematiche. Il messaggio dell'autore è rivolto a tutti, il messaggio di S. Suggerisce che per trovare la felicità ognuno deve dapprima conoscere se stesso ed è lì che troverà tutte le risposte alle domande che si pone, o almeno saprà dove andarle a cercare. Inoltre l'autore ci dice che ogni persona deve cercare la propria strada e toccare con mano i vari aspetti della vita, fare delle esperienze di vario genere. Anche il nostro Siddhartha, come vedremo, farà delle esperienze non solo in campo religioso, con i guru, come abbiamo detto prima, ma farà anche delle esperienze di amore. Inoltre l'autore ci dice che ogni persona deve cercare la propria strada, solo coloro che non hanno abbastanza forza d'animo si appoggiano a delle dottrine che in apparenza danno loro la sicurezza, ma per l'autore non è quello che regala la felicità. Inoltre il racconto della vita di Siddhartha insegna a ricavare il massimo dalla vita, apprezzando ciò che ci circonda e sfruttando le proprie capacità e il proprio potenziale. Ma ci fa anche capire che non bisogna perdere di vista né la propria meta né i propri punti di riferimento, e che bisogna dare ascolto soprattutto all'istinto, che magari lì per lì ci può far sbagliare, ma ciò che è fatto di istinto è sempre la migliore esperienza di vita possibile. Ecco, si intende quindi che il nostro protagonista capisce che non deve ricercare delle risposte dagli altri, ma le deve ritrovare in se stesso, in ciò che è proprio naturalmente connaturato al suo essere. Ed è lì che troverà qualcosa che lo potrà davvero rendere felice. L'ultima affermazione dell'autore è che la saggezza non si può trasmettere come le conoscenze, ma ognuno deve maturarla interiormente. E alla fine, quindi, della lettura di questo libro, tutti i miei compagni di classe, compreso il sottoscritto anche, abbiamo scoperto quindi, sia io sia i miei compagni di classe, che possiamo trovare un senso alla nostra vita in
in noi stessi, nelle esigenze profonde che abbiamo dentro di noi. Quali sono i personaggi di questo romanzo? Allora, anzitutto Siddhartha, che è il nostro protagonista, che dà il nome al romanzo e che non è il Buddha. È un personaggio molto profondo e meditativo, che cerca la felicità vera, interiore, quella vera. È un personaggio che cresce, abbiamo detto che questo è un romanzo di formazione, che si forma mano a mano che fa esperienza e esperienze, che impara sempre dai suoi errori. Infatti comprende da solo che quello che stava cercando era all'interno del suo io, dal quale in principio aveva cercato di liberarsi. Gli altri personaggi sono Govinda, amico fedelissimo di Siddhartha, che sembra destinato a vivere per tutta la vita all'ombra del compagno, seguendone le decisioni e lo stile di vita. Invece a un certo punto Govinda prende da solo una decisione che non viene condivisa da Siddhartha. E anche se lo rattrista il fatto di dover lasciare il suo amico, che fino a quel momento era stato il suo unico punto di riferimento, intraprende una nuova vita all'ombra questa volta del Buddha. E poi c'è il Buddha. Di fronte al Buddha, quindi, Siddhartha non decide di non seguirlo, mentre Govinda sì. Perché è importante Buddha? Perché dopo averlo visto udito, Govinda abbandona l'amico e Siddhartha si rende conto di come abbia sprecato la sua vita fino a quel momento. È stato alla vista di quell'uomo perfetto che il giovane ha deciso di non seguire più alcuna dottrina, però, neanche quella dello stesso Buddha. Altri personaggi, importantissimo il barcaiolo Vasudeva. Uno degli innumerevoli maestri di Siddhartha, non è un uomo ricco, ma i suoi pensieri sono profondi. Questo piccolo e semplice uomo aiuta Siddhartha ad ascoltare il fiume e in seguito ad alleviare il dolore causatogli dal figlio. Ecco, qui ci viene in mente Amiclate, no? Nella Farsala di Lucano, citata da Dante nel Sesto del Purgatorio. Un uomo semplice, un uomo povero che vive in maniera misera, se vogliamo, ma che in realtà probabilmente ha scoperto il senso della vita. La prostituta Kamala, anch'essa una maestra di Siddhartha, fu per lei che lui intraprese una nuova vita in città, che si trovò un lavoro e per colpa della quale fu spinta a perdere le sue virtù interiori. Kamala, come dice Siddhartha stesso, non ama, perché altrimenti non avrebbe potuto fare dell'amore un'arte. Ecco, questo è comunque un personaggio importante per la formazione. È una delle tante esperienze, insomma, che farà Siddhartha e che lo faranno crescere. Ritornando al barcaiolo Vasudeva, c'è un bellissimo racconto di Heinrich Böll, che si intitola proprio Il pescatore, no? Che, insomma, che abbiamo commentato anche su YouTube, che ci rappresenta appunto la saggezza di chi nella vita si accontenta di poco. Al contrario, il mercante Kamaswani insegnò l'arte della compravendita a Siddhartha, a trattare denaro, non cedere ai creditori. Era un vecchio che amava sottomettere chi non gli sapeva tener testa, ma in compenso era molto disponibile e affabile con chi riteneva all'altezza. Ecco, qui abbiamo il mondo che si apre a Siddhartha attraverso questi due personaggi di Kamala e Kamaswani, con le sue seduzioni, l'amore e il denaro. Alla fine però Siddhartha capisce che non è lì che si trova la felicità e quindi alla fine, attraverso quest'ultimo maestro che è il barcaiolo Vasudeva, capisce che può trovare la felicità solo in se stesso e non nelle cose da possedere o nell'amore o anche nella famiglia, nel figlio, insomma. Bene, adesso incomincia la parte, che, insomma, riterrei facoltativa perché, vi ho dato elementi più che sufficienti per invogliarvi a leggere questo libro. Da adesso in poi, se volete ascoltare il riassunto del libro, bene, altrimenti prendete in mano il libro e leggetelo perché è un libro molto molto bello. Di cosa parla Siddhartha di Hermann Hesse? Nell'India di un tempo sconosciuto, anche se appunto per la presenza di Buddha poi alla fine possiamo arrivare a definirlo come VI secolo a.C. Cresce Siddhartha, figlio di un ricco bramino. Sin da piccolo aveva seguito diligentemente tutti gli insegnamenti del padre. Egli era sempre accompagnato dal suo fedele amico Govinda, che lo ammirava moltissimo, che viveva sempre nella sua ombra. Quando Siddhartha camminava per la strada, suscitava l'ammirazione delle persone, l'amore delle ragazze, l'orgoglio dei suoi genitori, felici di avere un figlio così studioso, intelligente.
ma egli non si sentiva soddisfatto dalla sua dottrina, quindi dalla tradizione, insomma, che gli era stata trasmessa. Non trovava la felicità interiore, l'appagamento dell'anima e la liberazione dal dolore. Ecco, qui abbiamo una grande analogia col Buddha, che evidenzia quattro verità, e la prima è proprio questa, no? Che l'uomo vive nel dolore, quindi poi dà dei suggerimenti Buddha affinché l'uomo si possa liberare da questo dolore. Fu per questo che un giorno decise di andare a vivere con i Samana del bosco per apprendere la loro dottrina. Quindi partì accompagnato dal suo fedele compagno Govinda. Fu accolto dai Samana, dai quali apprese in 3 anni tutto ciò che potevano insegnargli. Sono i guru, cioè questi maestri di dottrina indù. Ecco. Un giorno però si accorse che avrebbe potuto imparare tutto ciò anche nella più sporca bettola del mondo. E quindi questi che erano considerati grandi insegnanti, alla fine si mostrano come dei maestri falsi, dai quali non c'è molto da imparare. Proprio in quei giorni giunse la notizia che in città era arrivato il venerabilissimo Gotama, il Buddha Siddhartha Gotama, l'illuminato. Siddhartha decise di ascoltare questa nuova dottrina. Lasciarono così lui e Govinda e Samana, giunsero al boschetto di Yetavana, dove ascoltarono la dottrina del Buddha, alla quale aderì Govinda, convintamente, entusiasticamente, diventando un seguace di Buddha. Siddhartha no, si congedò da lui, si congedò dal suo amico che lo aveva abbandonato dopo tanti anni. Allontanandosi cominciò a riflettere sulla sua vita e capì che quello che aveva cercato di ottenere era sempre stato a portata di mano e che lui lo aveva sempre evitato, mentre tutto quello che cercava lo avrebbe trovato conoscendo meglio se stesso e imparando dal suo io, dal quale aveva sempre cercato di liberarsi. Non si può trovare una risposta ai propri interrogativi di felicità al di fuori di sé. Ha scoperto questa cosa, Siddhartha. Ma l'ha scoperta, grazie anche sicuramente all'insegnamento del Buddha, ma non come un qualcosa che poi lo porti, che ne so, a seguire Buddha come suo nuovo maestro. No, vuole fare esperienza della vita in prima persona. Ora il mondo appariva più bello ai suoi occhi, egli col tempo imparava sempre di più. Si sentiva felice, quindi partì per la città, alle cui porte incontrò una splendida donna trasportata su una portantina. Venne a sapere che si trattava di Kamala, una ricca cortigiana, prostituta. E fu proprio quell'incontro a stravolgere la vita del giovane bramino Samana, che diventò ricco lavorando per un facoltoso mercante di nome Kamaswani per potersi permettere gli incontri con la dolce Kamala. Saziò la sua vita di piaceri terreni e materiali e perse però così la sua felicità interiore. Allora, resosi conto che aveva perso anche le capacità che aveva appreso durante la sua giovinezza, scappò, andò via. Anzi, una sera aveva deciso di suicidarsi, gettandosi nel fiume. Ma a un certo punto risentì quella voce dentro di sé che sussurrava il sacro Om, cioè andò al profondo di se stesso, della sua anima. Quando si risvegliò dal lungo sonno di quella notte, notò poi vicino a lui un monaco della tonaca gialla che si destò e anche lui riconobbe essere il suo antico amico Govinda. Ritrova presso questo fiume l'antico amico Govinda, che è diventato un monaco buddista. Il monaco Govinda gli disse che aveva vegliato su di lui durante il sonno. Siddhartha lo salutò e lo chiamò per nome e solo dopo Govinda lo riconobbe. Cambiarono quindi qualche parola come ai vecchi tempi, quindi si congedarono. Siddhartha si sentiva di nuovo integro interiormente e ancora felice. Incontrò un barcaiolo, Vasudeva, dicevamo, al quale chiese di insegnargli l'arte di condurre una barca e di ascoltare, dato che l'uomo, che si chiamava Vasudeva, aveva ascoltato fino a tarda notte le vicende del suo ospite stupendolo. Ecco il segreto della vita. Uno, condurre una barca, cioè fare qualcosa di semplice, di umile, ma che ti appaga, un lavoro, ascoltare gli altri invece che imporsi agli altri. Lui apprende queste cose dal barcaiolo e quindi scopre il segreto della vita. I due uomini, Siddhartha e Vasudeva, passarono molti anni insieme come fratelli, alternandosi i compiti e ascoltando il fiume che ogni volta insegnava loro qualcosa di nuovo. È il fiume, la natura, è ritrovare questo legame con la natura che permette a Siddhartha di essere felice. Un giorno arrivò alla capanna Vasudeva che portava in braccio una donna accompagnata da un bambino.
Quella donna era Kamala, che si era convertita alla dottrina del Buddha, e il bambino era figlio di Siddhartha. Kamala morì la notte stessa, poiché era stata morsa da un serpente. Siddhartha e Vasudeva tennero il ragazzino con loro, ma il ragazzino scappò in città. Invano il padre lo seguì, ma alla fine Vasudeva gli fece capire che il figlio stava seguendo le orme di quel ragazzino di nome Siddhartha, cioè stava seguendo le orme del padre, cioè stava seguendo le sue orme. Perché Siddhartha stesso, quando era un ragazzino, aveva abbandonato la sua vita per seguire la sua strada, no? E ora si rendeva conto del gran dolore che aveva dato al padre quando l'aveva lasciato. Un giorno Vasudeva comunicò al suo compagno che lo avrebbe lasciato, che sarebbe andato nel bosco. Poco dopo Siddhartha rincontrò il suo amico Govinda, che però nuovamente non lo riconobbe subito. Il monaco brillava di ammirazione per l'amico Siddhartha, che aveva veramente trovato la felicità. Così gli chiese quale fosse il suo segreto. Allora Siddhartha glielo svelò, ed è quello di cui abbiamo parlato prima, avvertendolo però che ciò che diceva poteva sembrare qualcosa di insensato e bizzarro. E così apparirono le sue parole all'amico, che comunque continuava a pensare che la persona che gli stava dinanzi fosse un santo, e si inchinò davanti a lui profondamente. Egli, Govinda, si inchinò fino a terra davanti all'uomo che sedeva immobile e cui sorriso gli ricordava tutto ciò che gli avesse mai amato in vita sua, tutto ciò che nella sua vita vi fosse stato di prezioso e di sacro. Termina in questo modo, che comunque è un modo aperto, non è un finale chiuso questo, no? Questo romanzo. Come a dire, sì, è vero, c'è un segreto, però non c'è un segreto che uno può così tanto trasmettere ad un altro. Ciascuno deve, con l'esperienza della sua vita, trovare questa sua strada. Ed è questo l'insegnamento fondamentale di questo libro, trovare da soli la nostra strada, poiché non possiamo sperare di averla come eredità, diciamo così, da nessuno, poiché tutto quello che ci è stato insegnato può essere valido, ma deve essere messo alla prova, altrimenti risulta qualcosa di esterno a noi, mentre quello che può soddisfare fino in fondo il nostro desiderio di felicità è già dentro di noi. Altri video didattici su